Gli agenti della Polizia Stradale di Treviglio hanno dedicato diverse ore di lavoro e ricerche per identificare la vittima di un tragico incidente avvenuto martedì mattina attorno alle 11 sull'asse interurbano di Bergamo, in prossimità di Presezzo. Un veicolo diretto a Bergamo, dopo aver invaso la corsia opposta, si è scontrato con un camion. L'impatto è stato estremamente violento. In meno di un minuto le fiamme hanno avvolto completamente la Renault coinvolta nell'incidente. Nel crossover si trovava il corpo di Diego Codric, un ingegnere di 52 anni che è purtroppo deceduto, carbonizzato, nonostante l'impatto violento avrebbe potuto già causargli lesioni fatali. Codric risiedeva in città nella zona dello stadio con la compagna e i loro due figli piccoli. Il processo di identificazione è stato complicato poiché la donna non era a casa al momento dell'incidente. Gli accertamenti culminati con la tragica procedura dell'identificazione grazie a un anello trovato nell'abitacolo si sono protratti per l'intera giornata. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo e del distaccamento di Dalmine e di Zogno. Purtroppo l'intervento dei soccorritori del 118 è stato vano poiché l'uomo è morto carbonizzato nell'incendio dell'auto. Il conducente del camion, un ucraino di 46 anni, è rimasto illeso nell'incidente e ha raccontato che l'auto gli è improvvisamente piombata addosso, invadendo la sua corsia di marcia. Il camion trasportava scarti di lavori edili. Dopo l'impatto, il camionista, sotto shock ma senza ferite, è sceso per verificare le condizioni dell'automobilista. Ma la Renault si è incendiata in meno di un minuto, rendendo inutile ogni tentativo di soccorso.